Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di Il dottor Paul di Nunzia Manzo. Allora, questa storia parla di uno psicologo, Paolo Marzi, che è separato e lavora in una comunità di recupero. Durante una festa di questa comunità incontra una donna che riaccenderà il suo interesse, quindi la sua voglia di innamorarsi, e attraverso questa sua nuova fiamma, questo suo nuovo interesse, questo suo nuovo interesse per l'amore, fondamentalmente, lui riesce a riaffrontare, risignificare, quindi dare un nuovo significato a tutte le vicende, a tutte le situazioni che ha vissuto nel passato e che magari non era riuscito ad ancora ad affrontare. Diciamo che di questo romanzo io ancora non ho effettuato una recensione e non voglio andare a leggere un piccolo pezzo del romanzo perché credo che la prefazione renda benissimo il senso del romanzo, quindi andrei a leggervi proprio quella. La prefazione è di, ora vi dico, Romina Nardone. E io quando l'ho letta ho pensato che fosse una vera e propria recensione del libro più che una prefazione, quindi adesso andrò a leggervela. Ovviamente non svela il finale o effettivamente ciò che accade nel romanzo, però è esattamente ciò che può incuriosirvi, quindi può farvi capire effettivamente di cosa parla il romanzo, cosa aspettarvi dal romanzo, anche se posso dire che il finale è davvero inatteso. Allora, il dottor Paul è la storia di un'anima, di tante anime alla ricerca della propria compiutezza, del senso della propria esistenza, esistenze che trovano la loro ragione più profonda in quello che è il vero protagonista del romanzo, l'amore. Un amore che si esplica nel donarsi all'altro, nell'essere dono offerto al mondo. Il dottor Paul, psicologo per vocazione, professava l'amore. Il dottor Paul aveva bisogno di amore, dirà l'autrice. Sono le frasi dal sapore aforistico che scrive l'autrice per guidarci in quello che sarà un viaggio che si compie sia all'interno dell'opera che nella profondità dell'io del lettore. L'autrice invita chi si avvicina alla sua opera ad una lunga riflessione per autoanalizzarsi, per trovare, attraverso il dipanarsi della vicenda, un frammento della propria anima, sensazioni rimosse che si risvegliano pagina dopo pagina. La parte iniziale del romanzo è disseminata di descrizioni di ambienti, di personaggi, di perle di saggezza sul senso dell'esistenza e degli avvenimenti, per poi progressivamente ridursi affinché il lettore possa procedere autonomamente nelle sue riflessioni. Un romanzo aperto potrebbe essere definito, nel senso che ogni lettore potrebbe aggiungere il suo vissuto, la sua esperienza, le sue sensazioni e le sue emozioni. Quella di Paul è una storia che ha il sapore dell'universalità, in quanto la progressiva presa di coscienza della sua esistenza, dei suoi traumi, dei suoi conflitti risolti, che trovano il loro senso più profondo alla luce di una nuova consapevolezza che si affaccia nella sua vita, possono essere i passaggi che accomunano l'esistenza di ciascuno di noi. Dirà l'autrice in una delle sue riflessioni più significative: un buon analista aiuta a risistemare molte cose, riuscendo a trasformarle da nemici in alleati, ma non potrà mai mandare indietro la vita come se riavvolgesse il nastro di un film. Può risignificarla, cioè vedere quelle stesse cose da una prospettiva diversa, analizzandole nella loro complessità, per potervi trovare un nuovo senso. Risignificare la propria esistenza, fare delle esperienze dolorose degli alleati, sono sicuramente i segni di una rinascita. È un'ardua impresa da compiere perché abbandonare il proprio dolore significa trasformazione. Trasformare se stessi per diventare ciò che realmente si è potrebbe significare andare incontro al dissenso di chi ci ha conosciuti nella vecchia identità, perdere persone che hanno fatto parte della propria esistenza.
La luce che viene regalata a chi, come il dottor Paul, ha il coraggio di ripercorrere la sua esistenza e di riconciliarsi con un passato doloroso, fatto di abbandoni, di separazioni dolorose da chi non ha, condiviso la sua interiorità, potrà illuminare anche il mondo circostante. È quello che succederà ai diversi personaggi che fanno da sfondo al romanzo. Ognuno troverà la sua dimensione, la sua giusta collocazione nell'universo, e porterà a compimento la propria metamorfosi sotto il segno di quell'amore professato e desiderato dal dottor Paul. Ecco, io penso che in questa prefazione davvero troviamo tutto il senso di questo meraviglioso romanzo. Io dico che è meraviglioso perché davvero mi ha preso tantissimo, forse questo è il motivo per il quale non ho fatto ancora una recensione, ma credo che prima o poi la farò. Diciamo che mi ha davvero un po' sconvolta, soprattutto per il finale, perché vi dico davvero che non potete immaginare come si concluderà. Io vi auguro una buona lettura, ve lo consiglio davvero, anzi ve lo faccio rivedere, il dottor Paul di Nunzia Manzo, e credo che sia davvero una lettura che merita. E vi lascio con questo spunto di lettura e alla prossima. Buona giornata a tutti!